Notte di assalti in via Romana a finire nelle mire di una banda di malviventi, ancora una volta è stato infatti il quartiere di San Marco, immediata periferia aretina. Spaccata in una rosticceria, i malviventi nella notte tra venerdì e sabato hanno tentato di introdursi all'interno del locale sfondando una portavetri sul retro. E abbiamo trovato la porta d'ingresso della cucina col vetro spaccato, quindi tentavano ovviamente di aprirla dall'interno. E invece, essendo una di quelle vecchie porte che ovviamente quando è chiuso sia dall'interno che dall'esterno, non sono riusciti a entrare. Ora, non mi sembra che erano una squadra di professionisti, più che altro di vandali, visto che le segnalazioni di danni ne sono avvenute anche in altre attività, e so anche una macchina hanno spaccato il parabrezza. E siamo abituati a queste cose, ogni tanto avvengono, e finché il danno è tutto lì. Vabbè. Non hanno portato via nulla. No, non hanno portato via nulla, perché non sono riusciti, o disturbati o non sono riusciti a entrare, abbiamo solo trovato la porta spaccata. Non è la prima volta che il quartiere è bersagliato dai ladri. E ci sono stati molti casi, appartamenti, attività, anche perché è una zona con molte attività qui. È ormai storica, attività storiche, e quindi siamo sottoposti tutte le sere a queste cose qui. In effetti la paura più grossa per me, essendo uno degli ultimi che vanno via la sera, quindi sono tutte chiuse, non c'è nessuno, magari ti porti via due soldi d'incasso, la paura più grossa per me non è il vetro spaccato, è quando esci.